fuori dell'amore. È il momento di ieri sposi e la coppia di oggi è la prova vivente che non sempre chi si somiglia si piglia. Due caratteri completamente diversi che si completano a vicenda, in fondo si sa, è spesso così, però a volte due caratteri appunto diversi che si completano a vicenda si sa, si possono attrarre come gli opposti. E ce lo raccontano proprio loro, la coppia di oggi, Angelo e Samantha. Fermi quello che ha detto tua moglie. Sì, sì, sì. Pensavi che non fosse abbastanza maturo? Sì, perché sì, non, la differenza di età non esiste più, non è più un problema. Non cambia proprio nulla. Non cambia assolutamente nulla. Magari il primo messaggino. Sì, c'è stato il bacio, però ripeto. Perché erano usciti e quindi ci stava il bacio, ma non era quella cosa di dire ma niente di questo, perché sai Stefania, spesso noi magari non diamo una seconda possibilità alle persone. È invece è dopo che scopri com'è quella persona. Brava, quindi Barbara. Date le seconde possibilità. È vero, perché magari la prima può andar male, ma nel loro caso, come avete visto, poi è andato tutto bene. Allora, sì. C'era stata questa cena organizzata. No, stavo organizzando i caroselli. Diciamo come un parcheggio può diventare romantico. Esatto. Come mai il parcheggio? Scusa. È così, dovevo trovare il momento giusto. Samantha, io so che tra l'altro è la prima volta che voi vedete queste immagini, è vero? Sì, perché alle 6:30 eravamo a fare colazione. Ed infradito. No. Dovevamo arrivare freschi il giorno dopo, quindi. Senti Samantha, ora che Angelo è tuo marito, che cosa rappresenta, cosa ti aspetta? Spesso abbiamo bisogno di un uomo calmo, perché noi forse siamo un po' più agitatine, no? Cioè, mi sto rendendo conto di questa cosa. Però dall'altra parte un po' di energia. Perché ha l'occhio proprio del leone, nel senso che è un occhio buono, perché è un bel segno leone. Però non è uno che si fa mettere i piedi in testa, no. Attenzione al leone. No, ma si vede che è una coppia molto equilibrata. Sì. Angelo, dove porterai? Prima l'ha detto lei. Ah, e prima l'avete detto. Esatto, tutte e due insieme. E noi l'abbiamo anche sottolineata. È una caratteristica della vostra coppia. La semplicità. Beh, c'è anche la dolcezza, però c'è un... Ce l'ho studiato. Stefania, facciamo un gioco dei miei. Da casa. Più che dimenticarle, Parigi, mi stiamo aiutando un po' troppo, anche tanto, se l'affinità c'è, però insomma, l'ultima, dai, facciamo l'ultima. Ok, allora, quindi facciamo direttamente la sesta? Passiamo come a quella o andiamo la sesta? No, sì. No, se potessi tornare indietro, c'è una cosa che tua moglie non rifarebbe? Cosa non rifaresti? Esattamente, la risposta è una battuta. Sposare un uomo distratto e spensierato come lui. E invece tu? Secondo te cosa fai? Senti Rita, invece parliamo di te e parlaci di questo programma che partirà qui su Telenord. Però siamo curiose noi, siamo donne. Beh, siamo curiose. Un minuto di pubblicità e torniamo con Buon Pomeriggio. Dare comunque quello che è la mia professione, però non è giusto nei confronti di uno che è giornalista. Lo è già, quindi per rispetto a loro mi sembrava giusto sottolineare questa cosa. E questo ti fa molto molto onore. Grazie, Barbara. Grazie mille. Allora, voglio subito... Io onestamente in questo momento della mia vita, che non lo rinego, anzi ne sono proprio veramente grata, però ho preferito non andare avanti. Dai con priorità queste... ad altro. Cose, esatto. Per esempio tu, oltre ad essere una modella, sei una conduttrice. Sì. E ti... Diciamo che si stanno avvicinando, perché vabbè, loro hanno anni ormai di gossip alle spalle, loro sono un po' più nuovi, però assolutamente secondo me... Sexy sui social, vero? Lei è super super sexy, infatti ha fatto anche un servizio fotografico sexy giusto 2 settimane fa a Milano, che è successa proprio settimana scorsa, sempre a Milano durante la Fashion Week, la settimana della moda. Praticamente c'era Claudia Schiffer che ha festeggiato, diciamo così, i suoi 30 anni di carriera. Questa presentazione di questo libro di Claudia è andata per farsi autografare il libro e in cambio gli ha dato una maglia, no, la maglia autografata del marito. Ah! Ma Claudia Schiffer, che cosa faccio io con questa... No, che cos'è, ha detto? No!
Senti Barbara, secondo te qual è il calciatore più desiderato del momento? Federico Chiesa. Beh, ha ragione, ha assolutamente ragione, perché altrimenti sarà una bella donna. Beh, è molto difficile. Ti dico la verità, molto difficile, perché io poi ho iniziato in una TV locale, privata, anche se prima avevo già lavorato Mediaset come valletta, no? Anche in Rai, così, però stavo studiando in accademia conduzione e recitazione. Quando ho preso questi due master ho detto, vabbè, adesso mi devo mettere sotto, proprio voglio la pratica, quella vera. E cercavano una co-conduttrice in questa TV privata per un programma di calcio. Allora, tieni presente che io non ne sapevo